Ciao a tutte, ciao a tutti. Mi trovo qui spaparazzato su di un divano di un B&B di Piacenza, quindi pronto a registrare un nuovo video. Il video di oggi nasce grazie al suggerimento di Lorena. Da un po' di tempo sapete che sto facendo quelli che sono dei video orientati al mondo della crescita e dell'evoluzione spirituale. Lorena mi chiede come faccio ad uscire dalla gelosia? Vabbè, una domanda un po' troppo generica forse, ma innanzitutto va riconosciuto che cos'è la gelosia. La gelosia non è un sentimento come noi riteniamo, dove qualcuno va accusato come compagno o compagna. Cioè, noi non siamo gelosi del compagno che abbiamo o della compagna. Lui o lei sono un fattore scatenante. È incredibile questo se ci pensiamo. Perché questo? Perché la gelosia nasce a radici molto più antiche. Cosa significa? Facciamo un esempio pratico, ce lo inventiamo, dove tu ti chiami Maria e lui si chiama Giuseppe e sei tanto gelosa di lui. Ma addirittura non ci sono nemmeno elementi dove lui possa essere accusato, né per sguardi, né per niente. Il problema di base qual è? Che tu non ti senti scelta. Si dice così, non mi sento scelta. Dove sta il problema allora? Se non ci sono elementi, se lui non è una persona che tradisce, ma neanche con il pensiero, per ipotesi lei, la ragione di fondo risale ai primissimi tempi, primissimi addirittura mesi, o anche quando Maria era in pancia, per dire, o anche poco prima della nascita, quello che è stato il vissuto dei propri genitori. Cosa significa? Che se la madre, facciamo un esempio molto più easy, non si è sentita in quel periodo scelta a sufficienza dal padre, quindi dal padre di Maria, quindi tra mamma e papà di Maria c'era un'incomprensione, aumenta in forma proporzionale la difficoltà di Maria di sentirsi scelta dal proprio partner. Perché? Perché se per ipotesi il papà di Maria era molto impegnato nel lavoro, che non c'entra niente con i partners, con eventuali altre partners, scusate, fuori dal matrimonio, la gelosia qual è? Che da dove nasce? Che la mamma di Maria si sente al secondo posto rispetto al lavoro. Come ho già avuto modo di rispondere ad un altro video, non ci sono differenze tra il lavoro e una relazione, per esempio, o una donna. Quindi la mamma di Maria trasmette sì un problema legato al marito che non è presente, ma in sostanza è che passa un comando. Io non saremo mai le prime, saremo sempre al secondo posto. E chiede alla figlia un supporto. La figlia, ovviamente, volontariamente, a livello inconscio, cosa fa? Dice: mamma, non ti preoccupare, soffrirò io al posto tuo. Mi prenderò una situazione simile, la creerò io, creerò un uomo che magari lavora in banca, tanto perché, siccome deve essere associato al fattore soldi. Accade quindi che la figlia tenta attraverso un partner difficile. Questo tentativo può durare anni, anni e anni, ad un certo punto sbloccarsi. Perché? Perché magari la situazione si inverte. Perché? Perché il desiderio profondo della mamma, ed è brutto forse a dirsi, qual era? Era quello di dettare vendetta. Se tu chiedi a queste persone, ma è vero che volevi dettare vendetta, diranno sempre di no. Ma è un disegno dell'inconscio. In pratica, all'epoca la mamma è come se avesse detto: ah, ti rendi assente, non mi scegli, ora ti farò vedere cosa vuol dire non sentirsi scelti. Trasmette alla figlia quindi che cosa? Un eventuale bisogno di creare gelosia, che è il desiderio inconscio che può addirittura vivere la discendenza di Maria. Una delle situazioni più frequenti, e che spiego spessissimo nei miei seminari, è il caso di una nonna che scopre dopo tanti anni di essere stata tradita dal nonno, dal marito. Scopre, non so, che da 20 anni che aveva l'amante. Si sente svalutata tantissimo, ma passa un comando alle soprattutto donne
che hanno lo stesso sesso discendenti. Non fidatevi mai fin dall'inizio. Quindi questa povera nipote si sente gelosa di un qualcosa che non esiste, è un velo. Una complicità tra nonna e nipote che però nemmeno lei riesce a capire. Il primissimo consiglio che ti do, anche se ritorneremo, te lo dico subito, a parlare di gelosia, è che la gelosia non è un peccato. Cosa significa? Accettati intanto per questo, di essere così, di avere questo atteggiamento che alcuni reputano impossibile. A volte può diventare morboso. Accetta anche che questa è sete di mamma, fondamentalmente la radice è comunque anche sete di mamma. Cioè la mia mamma, tra l'altro, non mi ha dimostrato di proteggermi, se in fondo, qui parliamo anche di altri, quindi argomenti molto più ampi, non solo di competizione tra genitori che tendono a trascurarsi tra loro. Un'altra cosa da capire è che se tuo marito stimola in te la sensazione di gelosia, niente accade a caso. Innanzitutto, quell'aspetto che tu stai criticando in lui ti appartiene. Non è che ti appartiene perché tu, per ipotesi, desideri qualcun altro tanto quanto pensi che lui desideri quando cammina per strada. È una questione genealogica. Tu immagina solo per un attimo le esperienze di certe genealogie dove il nonno andava a prostitute, la nonna amava un altro, è stata costretta a sposarsi un altro uomo e tuo nonno ma non lo amava, ma la famiglia glielo ha imposto. Quindi accettati e accetta anche chi è di fianco a te. Lo so, non è facile, ma comincia ad aprire i tuoi occhi ad una nuova lettura. Torneremo a parlare di questo argomento, torneremo forse più volte, anche perché la gelosia frena la chiaroveggenza. Parleremo di questo. La gelosia, a lungo andare, di generazione in generazione, può causare un aumento di quella che potrebbe essere la probabilità di abortire. Come sempre il mio invito rimane quello di iscriverti al mio sito, dove puoi scaricare i miei libri gratuiti, iscriverti alla mia pagina in Facebook e per chi è interessato ad organizzare eventi nella propria città, sono sempre benvenuti. Alla fine di questo video ci sono le annotazioni. Aspetto, attendo nuovi suggerimenti. Io vi rispondo, eh. Un abbraccio da Fabio Nezzak, dentro ad un B&B di Piacenza.